La stagione della nazionale ruota tutta intorno a un grande appuntamento. Il 17 novembre all'Olimpico c'è la sfida con l'Inghilterra in una partita valida per le qualificazioni ai mondiali. L'Italia deve vincere, essendo, secondo il comune pronostico, proprio l'Inghilterra la squadra da battere per noi. Le altre due sono l'inoffensivo Lussemburgo e la pericolosa Finlandia. Gran pubblico, attesa vivissima, auspici realizzati. L'Italia vince infatti per 2-0 con un gol per tempo. Ecco il primo. Sulla punizione dal limite, la battuta di Antonioni è toccata da Kevin Keegan, il più prestigioso tra i giocatori inglesi, che mette fuori causa il suo portiere. Rivediamo dal basso. Gli inglesi, a dire il vero, deludono. Snaturano il loro gioco tentando di cautelarsi con una tattica prudente che ne avvilisce le naturali doti di combattività e aggressività. L'Italia non incanta, ma raggiunge il 2-0, che costituiva il traguardo della vigilia. Bella la manovra, che attraverso il bravo Causio pone Benetti in condizione di mettere al centro per la pompolissima deviazione vincente di Bettega in tuffo. È fatta. Ora per gli azzurri il non semplice compito di battere per due volte la Finlandia, cosa che gli inglesi hanno già fatto, e poi di non perdere nel return match di Wembley. Speriamo bene.